Prenderà il via ufficialmente lunedì 20 giugno la terza edizione del Summer Camp di Aita, dedicato ai bambini autistici presso il centro sportivo Il Discobolo di Sciacca. L'obiettivo del progetto è quello di permettere l'integrazione dei bambini affetti da autismo con i normodotati, supportare le strutture specializzate in neuropsichiatria infantile e proporre iniziative ludico-sociali per consentire di migliorare la qualità della vita e i percorsi terapeutici dei bimbi e delle loro famiglie che vivono la quotidianità di tali problematiche. Oggi conferenza stampa al Discobolo per presentare tutte le attività. Ormai siamo giunti alla terza edizione, siamo estremamente felici di essere stati inseriti nuovamente in un contesto nazionale che vede un momento, possiamo dire, ludico, ricreativo per questi bambini allorquando terminano la scuola. E per loro si apre uno spazio dove, devo dire, spesso è difficile durante l'estate che possono andare ad effettuare delle attività ludico-ricreative. Noi per il secondo anno consecutivo abbiamo sponsorizzato questa iniziativa perché riteniamo, tra l'altro è uno degli scopi nostri, sensibile a questi problemi sociali, in particolare quando interessano i bambini, di intervenire al fine di garantire questo percorso terapeutico in collaborazione con l'associazione AIDA di integrazione di questi bambini nelle attività sportive, naturalmente supportate anche da psicologi, da terapisti e pedagogisti, anche da insegnanti in attività sportive. Quanto è importante per questi bambini poter socializzare? Ma è importantissimo perché l'integrazione è la parte mancante nella vita di questi bambini. Devono sapere che ci sono ed essere accettati anche dagli altri loro coetanei, diciamo. È fondamentale per loro. Che tipo di attività faranno? Ma partiranno dalla scherma, al nuoto, al teatro, giochi, musica, tutto quello che può essere integrazione col pari. Per noi è un momento istituzionale che ci avvicina tantissimo al sociale, anche se durante l'arco dell'anno, diciamo, siamo sempre presenti per quanto riguarda il sociale. Sarà tantissima attività all'insegna dello sport e soprattutto per dare una mano d'aiuto a queste famiglie che, diciamo, hanno questi bambini speciali. E quindi attraverso lo sport, integrazione, cercheremo di dare il massimo. Durante quali giorni si svolgeranno queste attività? Allora, i campus inizieranno il 20 di giugno e finiranno poi nella prima settimana di agosto. Per i bambini autistici sono previste 5 settimane, 5 settimane di integrazione affiancati chiaramente con i vari tutor, con il rapporto uno a uno, e quindi cercheremo di fare veramente qualcosa di positivo. Questa è il terzo anno, quindi sicuramente ci sarà tanta esperienza in più e quindi penso che verrà fuori un gran lavoro.